Eccolo qua, siamo appena partiti da Viterbo e questo. Siamo su una strada antica. Questa è una strada antica e eccolo qua, questo primo pezzettino di strada asfaltata, costeggiata dalle rocce. Molto bella. Siamo praticamente attaccati a Viterbo. Eccoci qua. Parallela di questa, diciamo che è meno bella, ma questa è più figa proprio come strada. Questo guarda, pare quasi un questo è tutto sotterrato, ma cioè bloccato, ma questo sono gli ingressi delle caverne che portano molto bello. Ok. Molto bello. Ok, noi dobbiamo andare di qua, no? Ok, di qua c'è la via Francigena, lo vedete? Quindi fa parte di quel famoso cammino che è illustrato su tutte le riviste di cicloturismo, che chiaramente passa anche qui per Viterbo. Adesso proseguiamo di qua, via. Ecco qua, questo è un pezzo di strada asfaltata che ci porta verso la strada diventa praticamente una strada bianca, siamo in pianura e procediamo a passo leggero e spedito. Pezzettino di stradina non asfaltata. Ok. Poi
Vai, vai, vai avanti. Ecco. Vabbè, qui gliela fai portare a mano. Ai meno esperti. Qui abbiamo fighissimo. Un sentierino qui che porta su una torretta medievale. Necropoli. Bene. Qua sopra. Sì. Ok. E c'è un giretto qui con delle scalette. Con dei che ti porta sopra. Qui ci sono delle scalette all'atere. All'atere. All'atere, sul lato. Che ti portano su. Ma sono qui, subito qui? Sì. Aspetta un po', taggi un po'. Vediamo se ci stanno. Ecco qua. Ok, facciamo vedere questo pezzettino nel caso si venga invogliati. A me sei già pieno di vipere. Eh sì. Andando su. Ok. Aspetta, appoggiamo un attimo lì. Aspetta, lì. Ok, vabbè, facciamo senza che famo tutto il giro, ok, si fa di qua, no? Ah, vedi, è qui. Si sale di qua e si va su. Posso. Carino. Beh, sono libere. Ok. La scalata del fiume Urcionio. Vedete, proveniamo da quella strada lì dove chiaramente per i meno esperti, per i neofiti, facciamo portare la bicicletta a mano, non c'è problema. E poi proseguiamo da qua. Questa è la cascata ed è molto bella e suggestiva. Ok, proseguiamo, vai! Vai che sta venendo bene! Ottimo! Guarda che bella! Uomo di poca fede, lui! Vai, vai! Qua, eh? Ah, bello! Vai! È malmesso Luca Valcone adesso, eh! Ok! Vai, tranquillo! Si passa questo fiume tranquillamente con le bici, molto bello, molto bello. Ok, regge. Sì. Di poca fede. Bene, vedi bene. Che lo cavalcone non è lo cavalcone. La scena è quella, è uguale. Sì, sì, è uguale. Vai. Ok, sbughiamo su questo spiazzo, eccolo qui, e procediamo verso Casteldasso. Sì. Quella è la romba, quella lassù con le cornicioni. Bellissimo. Ok. Dai, ce la puoi fare. Sì. Ok. Ah, si può fare tranquillamente, dai. Si può tranquillamente passare, ok, con la bici e si procede. Questa è la vallata molto bella che si forma proprio uscendo da Viterbo. Questo, ok, molto bello. Il più grande era l'Urcionio, questo più piccolo che l'Urcionio. Urcionio. Stai registrando adesso? Sì, sto registrando. Lo spettacolo del genere.
è un'eresia, no? Sì, a farra che bello. Qua pure continuerebbe la strada, ci porterebbe anche dove dobbiamo arrivare dopo. Ecco, infatti, di qua vedi, infatti, l'unica cosa è che qua dopo incontriamo un gregge di pecore, qualcosa, cioè potrebbe essere qui, cane. Di qua, come dicevi tu, eccole qua, continuano le necropoli, noi infatti proseguiamo. Vai. Molto bello. Di quella probabilmente hanno provato a romperla. A romperla in antichità. Ci hanno trovato. Fatto quasi tipo la forma della serratura al contrario. Hai visto? Sì, ho visto. Guarda, è tenuto abbastanza bene, diciamo che non male. In altri periodi è sporco e poi ci sono i volontari che puliscono, di un'associazione Archeotuscia che fa le passeggiate trekking, diciamo, e puliscono. Ecco qua, questo è Casteldasso, eccolo qui, con necropoli rupestre. Questa è quella famosa T, finta porta, come mi faceva notare il buon Giordano, che abbiamo visto prima, e questo è il percorso che all'interno porta verso la necropoli. Ok, qui rientriamo quindi dalla necropoli rupestre di Casteldasso. Adesso rientriamo sulla strada asfaltata. Qui stiamo andando in direzione di Viterbo, così, no? Ok. Ok. Qui abbiamo broccoli, piantagione di broccoli. Si sente un odore eccezionale. Azienda agricola Gianluca Salcini. Ne avremo già attraversati quanti campi? Penso 4-5. Guarda, di là c'è una strada dove invece non ci sono le reti, e rimangono un po' di avanzi così, per passi con la macchina, e te li porti via. Fantastico. È stata tranquillissima. Questa è l'entrata delle Terme dei Papi. Aspetta, entriamo, entriamo. Aspetta. Ecco qua. Vedete, famoso centro termale del Lazio. L'ingresso. Ok, qui poi c'è tutto il parcheggio. Ok, siamo vicino, stiamo facendo la strada, della via Francigena. Questa qui è proprio, fa parte della via Francigena, che costeggia, meglio, si allontana dalle Terme di Papi e va verso Viterbo. È tranquilla, preferiamo fare questa ovviamente che la strada asfaltata per ovvie ragioni di traffico. Procediamo. Sì, è qua. Un altro cavalcone. Vai, vai, vai. Questa c'è anche una vecchia chiusa, ghetta, eccola qua. Va. Questo è sempre lo stesso fiume di... Vedi? Stai registrando? Sì. Vedi. Molto bello. Qui lo sai. Ok.
a posto. È l'antico ponte Camillario. Camillario. Antico ponte Camillario, eccolo qua, ponte romano ovviamente. E, perché questa oltre ad essere insomma parte della via Francigena denominata così, in verità questo passava sull'antiquerebbe come itinerario della fede etrusco romano cristiano. Questa proseguirebbe come via Francigena. Sì. Si ricollega poi con una parte di Francigena che è più avanti. Che è più avanti e che va verso Vetralla. Ok. Solo che è mantenuta veramente male. Tant'è cioè, vero immagina, che noi da. Sì. Immagina. Sì, cioè giusto a piedi. No, 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 è mantenuta male nel senso quello che ci trovi, ecco. Ho capito. Ok, quindi ci sono scarti vari, insomma. Sì, no, è indicata pure a livello cicloturistico, viene comunque indicata, sono i vari tratti. Sì, perché vedi, è anche segnato con i paletti della via Francigena. Ok, qui insomma, dal video se si può vedere, eccoli qua. Ci avviciniamo, eccolo qua. L'adesivo sul paletto della via Francigena. Ok, che è mantenuto dall'associazione Mediterraneo. Voilà. Ok, procediamo il nostro giro. Continuiamo la stradina che da qui in poi si chiama. Da quello che vedo qui c'è anche una fermata della Via Crucis. Sì, perché c'è. Eccola là. Perché c'è un'edicola. Sì. Questa si chiama strada Sant'Ilario e Valentino. Sì. C'è cioè l'edicola. Sì. Dedicata ai santi, insomma al martirio dei santi. Sì. E qui c'è la sesta fermata. Sì. Della Via Crucis. Ok, procediamo. Ok, stiamo rifacendo la via Francigena e molto un percorso molto fruibile comunque, senza nessun problema. Eccoci. Boh, godiamoci la passeggiata dentro Viterbo. Ah, ecco Viterbo. Ah, bellissimo. Yeah, qui sembra proprio una parte straantica di Viterbo. Di piano. Ok, continuano le riprese, sempre dentro Piano Schierano, sempre il quartiere medievale di Viterbo, forse meno conosciuto del più noto San Pellegrino, ma sempre molto bello, che mantiene questo suo fascino antico. Ecco qua. Ed è anche chiaramente un quartiere più popolare. La chiesa del quartiere, la chiesa di Sant'Andrea. Chiesa di Sant'Andrea. Molto carino, sempre. Sempre di Piano Schianano. Ah, è molto carino. Molto, guarda che carino. Starco. Bello. E poi bisogna assolutamente. Dimmi. Andiamo, anche se ci facciamo sto pezzetto così. Sì, sì, sì. Vabbè. Merita di prendere la stradina lì. Eccolo qua. Che abbiamo di fronte è San Pellegrino. Eccolo qua, qua con la torre. Quella, sì, sì, è una torre proprio caratteristica quella lì centrale. Sì. Che sappiamo è l'unica che sta nelle sole due, perché anche quell'altra, no? Cioè. Sì. Questa un po' di forza corrisponde alla piazza di San Pellegrino. Sì, sì. Bellissimo questo punto. Vabbè, tanto, siamo di qua, vediamo un po' dove andiamo. Parco sarebbe il parco di Paradosso, non è che figura
c'è tutta l'architettura. Questo è il punto del palazzo. Qui sotto c'è praticamente c'è un fosso interrato adesso. Una volta c'era il fiume proprio. Guarda come risolvono anche questo. Beh, ponte del paradosso. Vai. Si può. Ok, sopra di noi ci sta il quartiere San Pellegrino di Viterbo, noi siamo nella parte più bassa, stiamo facendo una strada che è più fruibile per le bici. Che ci porta, adesso andiamo a vedere pure la piazza del Palazzo Sì. La piazza del Duomo. Vai. Eccolo qua. Questo è il Palazzo dei Papi. Ah sì. Bello. Sai che vengono anche bene le riprese. Ok. Entriamo nel quartiere San Pellegrino. Bella, c'è poco da dire. Andiamo su. No, guarda lì. È la ripresa indietro. Ecco, piazza San Pellegrino. Bellissimo, bello. Senti che pace poi, questi ristorantini tutti aperti. Ora siamo? No, andiamo. Piazza della Fontana Grande, questa è la fontana più importante, più grande, più grande. Bellissimo, andiamo giù, dai. Tanto giù se si può andare, no?
Potremmo andare anche di qua, volendo. A meno che non vuoi vedere la piazza del comune. No, la piazza del comune la vediamo, come no? Vai, vai, sì, sì. Piazza del comune, eccola qua. Cardinali Pallotta, Guglielmo Cardinali Pallotta, Palazzo del Governo, bello, Piazza del Plebiscito. Qua, se non mi ricordo male, nel periodo della Befana fanno calare le persone da là, giusto? Se non mi ricordo mai, sui Vigili del Fuoco, come no? Ah sì 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 sì, no, da sopra calare qualcosa, no? No, no, è come a Venezia, che ci sta il tipo che, no? Col carnevale. Qui fanno la stessa identica cosa, perché ci passai st'inverno. Inverno. Non ricordo precisamente com'è. E mi ricordo questa particolarità. Bello. Stava con per dire che l'euforica. Qui c'è un caffè famoso, vero? Spinardi. Eccolo qua. Eccolo qua. Il famoso Gran Caffè Schenardi. Entravo che è bici. Via della Volta Buia, ho visto. Grandiosi sti nomi. Andiamo su verso Santa Rita. Santa Rosa. Santa Rosa, dai, dai, andiamo Santa Rita. No, non mi chiede Santa Rosa, sì. Così vediamo anche la chiesa di Santa Rosa. Piccolina. Devo dire la verità, non è assolutamente niente. Cioè, no, nel senso, sono cucce. Questa è la casa di Santa Rosa, è chiusa adesso. Diciamo in orari si entra da qua e si sviluppa verso l'interno. E di qua invece c'è la chiesa di Santa Rosa. Adesso la vediamo. Vai. Ecco la chiesa. Ingresso al monastero di clausura di Santa Rosa, quindi anche il monastero di clausura. Ok. Aspetta che faccio la ripresa. Ok. Andiamo. Costeggiamo adesso le mura.
possiamo terminare qua dentro? Eh sì. Dai, qua dentro con l'immagine della chiesetta, va. Allora, ok, il tour lo facciamo finire qui a Porta Romana, e questa è la chiesa da cui parte anche la macchina di